Abbiamo qui la regina della tagliatella. Ovvero presentati agli amici di RTS. Ciao, sono Rina Poletti, sono una maestra scuolina. Che vedevo di? C'è un allora, in cosa consiste il tuo lavoro, appunto, visto che sei la regina delle tagliatelle, ragazzi? Allora, il mio lavoro innanzitutto oggi è un piacere, perché diciamo non ho più obblighi, ma il mio lavoro comunque è stato quello di stendere la sfoglia esclusivamente a mano. Le mani sono state lo strumento per impastare e il mattarello che qui vedi è stato lo strumento da sempre per stendere. Quest'anno compio 40 anni di questo piacevole lavoro. Allora, ma da quando inizia questa passione per le tagliatelle, per la pasta? Nasce una mattina che mi ero stancata di essere una semplice impiegata, mi era venuto noia e mi sono inventato un mestiere che ho tutt'oggi dura da 40 anni. Esattamente, ragazzi, dura da 40 anni, sono tantissimi. Davide? Sì, Davide, no, stavo dicendo che purtroppo i radioascoltatori non possono vederla. Beh, noi abbiamo avuto modo di vedere. Però abbiamo avuto modo di vedere lei che ti rincorreva col mattarello, perciò. Che tra l'altro allora, è abbastanza lungo. No, perché io gli ho chiesto, siccome la pasta è emiliana, deve essere trasparente, deve essere quasi come un vetro, se mi può stendere anche a me col mattarello in modo da snellirmi un po'. Va bene, ti posso assottigliare quando vuoi, basta che tu sia disponibile a farti stendere adesso, un'oretta. Adesso si dice ti posso assottigliare. Però guarda, se mi permetti ti correggo, non chiamarla pasta è troppo semplice, dal nord alle isole ognuno ha la sua pasta, questa che facciamo noi ha un nome. Si chiama sfoglia. La sfoglia. Ed è un prodotto tipico del territorio emiliano-romagnolo, si spinge quasi sino alle Marche. Questa è la nostra tradizione. Noi mangiamo la sfoglia. Che poi con la sfoglia si fanno i tagliatelli. Tutto. I tortellini. Tutto, dalla sfoglia nasce i tortellini, i tagliatelle, i cappelletti, i ravioli, i tortelloni. Ma è vero che deve essere grosso come la punta del mignolo? Che cosa? Un tortellino? Beh, quello sai che va da paese a paese, città a città. Bologna ha la presunzione di mangiarne 10 in un cucchiaio. Noi siamo di campagna, le facciamo più grandicelli, che dentro c'è più carne, più formaggio, più mortadella, più prosciutto. E comunque qui in Romagna si mangia il cappelletto, in Emilia si mangia il tortellino. Noi abbiamo... Non abbiamo detto dove si trova il tuo locale. Io non ho un locale, questo è il bello della mia vita. Diciamo che ho tante attività, oggi il mio impegno più importante è quello di continuare a promuovere questa tradizione. Siamo parte dell'Accademia della Sfoglia, siamo dei maestri sfoglini, abbiamo comunque anche una piccola realtà a Milano, in Moscova, se ci volete venire a trovare, si chiama Bottega Via Emilia. Sappia e lì si respira tutta aria emiliana. Ho già preso la residenza. Benissimo, in Moscova? Sì, sì. Quindi ragazzi, per chi vuole mangiare la pasta, la sfoglietta, la fresca, sappiate dove andare. Esatto, missione mattarello perché ricorri le persone del mattarello. No, comunque oggi pomeriggio in questa bellissima festa ci dici quanti chili di pasta hai fatto? Beh, non lo so, se vuoi parliamo di chilometri, ho fatto un piccolo giro d'Europa di tagliatelle. E comunque ragazzi, ricordatevi che il tortellino e il tortellone è un gran piatto, ma il piatto dell'amicizia è la tagliatella. Osservate, la tagliatella è un laccio, è un cordone, io te lo lancio carissima e oggi da oggi io e te siamo amiche per sempre. Grazie mille, che onore. Ci dici in ultima battuta dove possiamo trovarvi? Allora, noi un sito internet, noi siamo poveri però siamo ricchi dentro, abbiamo una bella pagina Facebook che si chiama Accademia della Sfoglia e un'altra che si chiama comunque Bottega Via Emilia. Cliccate sulla pagina Facebook, ci trovate tutte le nostre informazioni. Noi insegniamo, innanzitutto abbiamo il privilegio di essere dei maestri, ma soprattutto ci divertiamo. Quindi chi vuole fare una festa, mangiare tagliatelle, tortellini, ravioli, lasagne, ci può invitare, come oggi. Ringraziamo il Pastificio La Lanterna che sempre ci supporta in queste nostre iniziative. Il compenso che ci dà il Pastificio La Lanterna, noi fra l'altro lo devoliamo per il sociale, abbiamo progetti dedicati al sociale. Grazie alla Lanterna. Grazie alla Lanterna. E rimango un WhatsApp da Torino, ci scrive Federica e ti domanda quante uova per chilo di farina ci va per fare un... Allora, ci va 10 uova a chilo, questa è la sfoglia, gli ingredienti. Un chilo di farina 00, 10 uova e tanto sugo di gomito.
Allora, io ti propongo una cosa, quindi Renzo, siccome noi abbiamo uno chef stellato che ci fa una piccola rubrica a noi, no, vero? Davide? Sì, tutte le mattine regala la ricetta veloce in due minuti per gli ascoltatori. Allora, se ti fa piacere, magari poi ci sentiremo e ci darete delle ricette esclusive per tutti i nostri ascoltatori. Noi saremo molto lieti di comunicare, di essere parte del vostro gruppo quando sarà il momento, quando sarà l'occasione. Fra l'altro, se posso approfittare, approfitto della vostra radio perché io a Torino ho una grandissima amica che si occupa di food. Posso salutarla? Certo. Si chiama Sara Scaparone, scusatemi. È una giornalista che scrive solo di cibo, è nel mio cuore perché veramente è una grande amica che ci aiuta anche in tante occasioni ed è di Torino. Allora, ha scritto anche un libro che si chiama 101 ragioni per venire a visitare Torino. Cercatelo nelle librerie. Allora, bellissimo. Ciao Sara, se ti senti, ciao.